Parla tifoso dell'Azzurra. Di seguito un'altra notizia calda qui sul nostro canale Napoli Noticias. Come sempre, il nostro team è costantemente impegnato a migliorare per offrirti migliori risultati. Prima di iniziare, non dimenticare di lasciare un mi piace per rafforzare la nostra squadra e di iscriverti al canale per non perdere nulla. Andiamo, ora andiamo dritti al punto. L'infortunio di Matias Oliveira ha fatto discutere in casa Napoli. È il momento di agire sul mercato e di inserire un terzino? Marco Giordano, di Campania Sport, ha portato informazioni interessanti. Juan Miranda, del Betis Siviglia, è nel mirino del mercato e anche il Milan lo tiene d'occhio. L'idea sarebbe quella di proporlo al Napoli per gennaio, con la possibilità di riscattarlo per qualche milione, ma il Napoli investirà su questa opportunità? Giordano ammette l'incertezza, ma rivela che ci sono operatori di mercato che cercano di portare giocatori in azzurri. Juan Miranda potrebbe fare la sua stagione qui e il Napoli potrebbe fare un buon affare. E, riguardo alla possibilità di ingaggiare un nuovo terzino sinistro, Umberto Chiariello porta un'altra informazione intrigante. De Laurentiis starebbe valutando l'acquisto di un terzino in prestito a gennaio, visto che ne ha già due sotto contratto. Un arrivo temporaneo sarebbe l'unico modo per rafforzare questa posizione. Allora, cosa ne pensate di questi movimenti? Potrebbe Juan Miranda essere il pezzo mancante nella nostra rosa? Lascia le tue opinioni nei commenti. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere con gli amici e iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutte le ultime novità del Napoli. Alla prossima, fan! Forza Napoli sempre!